Sono circa 100 i lavori che sono stati dedicati fino a questo momento ai riti settennali di penitenza di Guardia Sanframondi, tra mostre, libricini e opuscoli. Questa sera ci troviamo qui nella sala consiliare del Comune di Guardia per la presentazione di un altro importante testo, una testimonianza reale con delle note scientifiche, con chiari riferimenti al diritto canonico di quelli che sono i riti settennali di penitenza, una lettura diversa, speciale, originale di quelli che sono i riti di penitenza di Guardia Sanframondi. I riti penitenziali, frammenti di spiritualità, un approccio diverso, di preparazione diversa, con dei dati scientifici, con un riferimento proprio al codice canonico, quindi un'interpretazione diversa dei riti settennali. Adesso credo che andiamo veramente nei particolari. Il lavoro della dottoressa De Lucia è un lavoro effettivamente originale, perché coglie gli aspetti giuridici dei riti settennali nell'ambito del diritto canonico. Era qualcosa che non era mai avvenuto, forse se ne sentiva anche la mancanza, perché in questo arricchimento, diciamo, complessivo, dottrinario e culturale, diciamo così, questo aspetto è stato quello che è stato colto dalla De Lucia. Sindaco, meno di 15 giorni alla settimana dei riti settennali, volendo riprendere questo titolo, io penso che in tutta Guardia ci siano dei frammenti di spiritualità in queste ore. Sì, il paese, tu che lo frequenti abbastanza, vedi che effettivamente a forza poi di lavorarci per un anno intero, raccoglie anche dei risultati nei comportamenti, nei modi, c'è effettivamente una comunità che si ricompatta. E credo che la vicenda non riguardi solo Guardia. Il fatto che dai paesi vicini siano tutti coinvolti, almeno una decina di paesi, diciamo, partecipando ai cori delle cantanti, agli uffici informazione, partecipando ai misteri, trovare 2.400 partecipanti, attori, comparse, diciamo così, non è cosa semplice, quindi sostanzialmente anche dai paesi vicini è un fatto ormai tradizionale, consolidato, che si partecipa anche con una certa assiduità. La stessa partecipazione avviene nei flagellanti, nei battenti, quindi voglio dire, questo momento di fede che da parte di Guardia parte, diciamo, in ogni 7 anni, credo che poi trovi facilità di, diciamo, di attecchimento anche nei paesi vicini. Il titolo di questo lavoretto che prepara, che stasera presenta la De Lucia, vuole essere un po' provocatorio, non perché la spiritualità possa spezzettarsi. La spiritualità, prima di tutto, è una scienza teologica e se si vede nella sua realizzazione è un completo di tutto, cioè perfeziona l'uomo fino al vertice delle sue potenzialità. Quindi è chiaro che parlare di frammenti di spiritualità è un po' fuori modo, dico fuori posto, però il titolo è provocatorio perché i riti, nella loro complessità scenica, didattica, pedagogica e storica, vogliono presentare degli spunti in maniera tale da sollecitare dei percorsi che possono avere poi il completamento per alcuni, per altri possono in qualche modo abituare la persona, che di per sé, dico il cristiano per essere più preciso, a capire meglio la professione di fede e la testimonianza che deve rendere. Noi, grazie al ciclo di puntate che abbiamo fatto a Media TV, aspettando i riti settennali, abbiamo già ampiamente vissuto con voi quella che è la vostra esperienza dei riti settennali, ma volendo sinteticamente ricordare insieme la prima esperienza vissuta da lei dei riti settennali, che cosa ricorda? La mia prima esperienza un po' sommaria, anche perché io prima esperienza completa, cioè avevo finito la terza liceo e proprio durante i riti mi ammalai di tifo, quindi è chiaro che i riti poi li ho visti a distanza, ho seguito un po' le processioni rionali, ma con questo carico di malessere poi finì col mettermi a letto
e seguire le terapie. Insomma, è stata forse una penitenza anche la sua, quella di vivere a distanza i riti. Sì, fu una penitenza perché avevo aspettato pure io tanto, essendo guardiese, aspettavo pure io di potermi inserire a pieno ritmo nei riti, nei celebranti riti, se non che fui costretto a vedere la distanza, e anche perché poi, essendo ormai con febbre alta, non mi fu neppure possibile stare in chiesa durante l'esposizione dell'immagine dell'Assunta, che poi è il tempio più bello dei riti. Come si sta preparando ai riti 2017? Sì. Come mi sono preparato sempre, anche perché ho scritto parecchio su questo argomento, quindi io ho cominciato a scrivere da parecchio, dall'82, quando offrì degli spunti sui riti, perché cominciai fin da allora a dare una lettura biblico-teologica con sfaccettature antropologiche dei nostri riti. Quindi volevo offrire un vademecum ai giornalisti che vanno alla ricerca di notizie, ma certe volte il giornalismo, pur di fare audience, dice le più grandi sciocchezze che si possono anche immaginare. E in effetti siamo a 15 giorni, il 21 è ormai vicino, prossimo, e ci prepariamo a vivere questa nuova esperienza, perché di nuova esperienza si tratta. I riti non sono mai ripetitivi fini a se stessi, sono sempre nuovi ogni anno, perché comportano cose nuove, comportano problematiche nuove, ma soprattutto comportano di nuovo uno stato d'animo diverso, perché i 7 anni che sono passati sono serviti certamente a rivedere un poco qualcosa all'interno di ognuno di noi. Questo interessante libro potrebbe essere un filo rosso anche in questa settimana, un supporto a coloro che si appresteranno a vivere questi riti di penitenza. Certamente non potrà, certamente lo sarà, come è stato quello precedente che abbiamo presentato sabato scorso. Lei dice bene quando dice a vivere questi riti, perché i riti vanno vissuti. Se ci limitiamo a guardarli facciamo ben poca cosa, anzi facciamo niente. Li dobbiamo vivere, per vivere bisogna calarsi dentro, per calarsi dentro c'è bisogno di conoscere il popolo, di conoscere dinamiche, di conoscere tutto, ma soprattutto di conoscere l'intimo delle persone, perché questi riti, nonostante tutti questi anni, vivono e perché continuano a vivere poi in questa maniera. Ecco, quindi come ci si può avvicinare a questa settimana? Ma intanto con un discorso di fede di base, su questo non si discute. E questo comporta pure una preparazione interiore di ciascuno. Quindi le stesse novene che si stanno celebrando, mentre noi siamo qua in parrocchia e stanno celebrando le stesse novene servono a questo. Allora, accumulare una formazione spirituale, un rinvigorimento direi più che altro, in questo modo significa abituarsi a vivere i riti, ma soprattutto capire che i riti hanno la loro base fondante sul discorso di fede. E non su altro, sul discorso di fede. Per cui tutti i ragionamenti che vanno al di là di questo discorso cadono nel vuoto, creano confusione, ma sostanzialmente poi non rendono un buon servizio a chi guarda dall'esterno e vuol capire qualcosa di più di vero sui riti. Come dicevamo, per parlare dei riti bisogna viverli. Lei ha vissuto tante edizioni dei riti settennali. Ha ancora vivo un ricordo che appartiene proprio alla prima edizione che ha visto? Allora io la prima edizione che ho visto era il 54 ed ero bamboccio, tenevo 4 anni e lì ebbi un ruolo all'interno dei misteri. Ricordo bene che era il mistero della strage degli innocenti, quindi ero uno di loro, un discorso che è rimasto là. E quello che mi è rimasto poi, che non riesco a dimenticare, è che a un certo punto per strada, ci si era staccati, ci si era fermati, una signora mi ha offerto una tavoletta di cioccolato. Bambini, insomma, 4 anni, capirà, con tutta stanchezza, quindi mi ha offerto questo è per quanto riguarda l'arte pratica. Per quanto riguarda il resto, poi sono tanti i ricordi che ci sono, oltre ai riti di cadenza settennale, anche le processioni di cadenza straordinaria. L'ultimo fu il 74, io ricordo quella del 60, alla quale partecipò per la prima volta Monsignor Leonardo.
la prima volta che il Vescovo partecipa a quel tipo di processione e accompagna la processione, tutta la processione si fece. Quindi voglio dire, sono queste poi le cose che ti restano nella mente, poi vabbè, poi via via. Sono stato pure nei comitati rionali per due edizioni, insomma, poi tante cose restano che parlarne, veramente ci vorrebbe chissà quanto tempo. Io ringrazio veramente Angela, che ha avuto la gioia di avere come alunna presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento, ha curato con me una bellissima tesi in diritto canonico per poi proseguire gli studi in diritto canonico, perché Angela oggi è dottoranda proprio in questa materia. E il libretto fa bene la lettura, fa bene l'approfondimento di questo libretto di Angela, perché aiuta a entrare in quella che è la celebrazione dei riti attraverso, direi, quella che è la giusta ermeneutica dei riti, cioè la giusta interpretazione che bisogna dare ai riti di Guardia Sanframondi, che Angela dice essere l'ermeneutica della fede e della spiritualità. Cioè, se non si muove da questa interpretazione dei riti come atto di fede di un'intera collettività, di un'intera comunità, che è la comunità guardiese, che ogni 7 anni si ritrova a interrogarsi sul suo percorso di fede e anche sul suo percorso civile attraverso la celebrazione dei riti, si rischia di andare fuori strada nel comprendere i riti e quindi nel vederli piuttosto come un evento sociologico, antropologico, folcloristico, qualcuno dice esibizionistico. No, i riti sono un evento ecclesiale, un evento di fede. Ecco, una sua interpretazione personale, immagino sfogliando il lavoro di Angela De Lucia, ma soprattutto come esperienza vissuta da lei nel passato, una sua interpretazione di questi riti di penitenza. Sì, ecco, il libretto di Angela aiuta a entrare proprio nella dimensione della spiritualità dei riti. I riti sono la manifestazione di tutto un popolo, di tutto un popolo che in qualche modo, ecco, si ritrova intorno alla figura dell'Assunta, e solo nella giusta visione di questi riti come momento di fede è possibile comprendere ad esempio anche quello che è il gesto del battente, che in qualche modo viene visto come uno dei gesti forse più importanti, centrali, ma i guardesi sanno bene che il battente non è altro che una delle dimensioni dei riti. I riti sono di una complessità tale che per comprendere di bene bisogna vivere interamente sia la settimana di preparazione e le 2 settimane che poi sono successive a quelle della processione. Quindi un grande evento di spiritualità che fa bene non solo alla comunità di guardia, ma fa bene ad ogni uomo che vuole verificare il proprio cammino di vita. Sono in compagnia dell'autrice di questo interessante libricino, Angela De Lucia, I riti penitenziali, frammenti di spiritualità. Frammenti di spiritualità che devono essere un'occasione, uno spunto di discussione, ma soprattutto è un approccio scientifico ai riti settennali. Sicuramente sì, il primo vero approccio scientifico, anche se si tratta di un libretto molto breve, scritto in forma di articolo, perché però è un articolo che apre a tanti spunti la discussione sui riti, soprattutto a livello teologico, la novità a livello giuridico, a livello etico-morale e filosofico. Ci può descrivere il libricino? Com'è andato anche il lavoro, la stesura di queste pagine? Beh, la struttura è stata molto facile. Per quanto riguarda l'aspetto teologico, diciamo, io ho preso la fonte del padre Fausto Carlesimo, che ha scritto variamente, ampiamente sul tema, e poi diciamo che ho elaborato in proprio soprattutto la base giuridica, perché ad oggi non c'era ancora una trattazione giuridica sui riti e io l'ho inserita nell'ambito del diritto canonico, prendendo come fonte il codice di diritto canonico e quindi la penitenza all'interno del codice, e facendo il binomio in effetti teologia diritto canonico, perché i riti sono fondamentalmente riti di penitenza e quindi riti di espiazione e riparazione dei peccati, e ad esempio ho citato l'atto dei battenti, il gesto penitenziale, come un gesto concreto di espiazione. E soprattutto l'ho collocato all'interno della Chiesa come un fatto che coniuga la tradizione popolare con l'apparato giuridico della Chiesa, e quindi un fatto che rientra proprio nell'ambito della Chiesa, e solo la Chiesa ha il compito di sindacare in merito. Immagino che la motivazione nella scrittura di questo libro sia sicuramente data da un'esperienza diretta di quelli che sono i riti settennali. Certamente. Sì, ho fatto varie esperienze, precedentemente avevo già fatto una recensione sui riti, anche pubblicata nell'annuario diocesano, quindi ho un'esperienza concreta sia di vita sia a livello di studio, diciamo.
riti sono meno di 15 giorni qui a Guardia, un evento mondiale e internazionale. Lei come si sta preparando a questo grande evento? La mia preparazione, diciamo, siccome sono fuori guardia, non partecipo attivamente, diciamo, alla preparazione materiale, però la mia preparazione è profondamente spirituale, nel senso che è un momento di riflessione, di accostamento alla preghiera, all'attesa di questi riti per dimostrare una fede, per vivere una fede molto più intensamente di quanto si vive quotidianamente. Quanta poesia buttata via, Ave Maria. La crudeltà, l'ingenuità, Ave Maria. Questa interessante presentazione si conclude con una performance che resterà nella storia proprio di Guardia, la presentazione di Ave Maria direttamente dall'Accademia Nazionale di Roma, diretta da Marco Simeoni. Sono in compagnia dell'interprete di questa straordinaria interpretazione. Come ci si sente a cantare una canzone di questo tipo, soprattutto a meno di 15 giorni dai riti settennali? Innanzitutto è un'emozione, perché 7 anni fa avevo l'idea di qualche cosa del genere e l'ho concretizzata grazie al coach Marco Simeoni, il quale abbiamo ripreso una vecchia canzone di anni e con gli arrangiamenti dell'Accademia Nazionale, con il coro e tante altre cose è uscito fuori questa Ave Maria, per mettere in evidenza che i riti settennali sono un momento forte di spiritualità che il guardiense dimostra e che tutti noi dovremmo seguire. Immagino che ogni volta che canta questa canzone è un'emozione diversa. Certamente che è un'emozione, perché in effetti ti senti dentro ciò che è la Vergine Maria. Come si sta preparando lei personalmente a questo evento dei riti? È un momento forte. Allora, ogni giorno che passa è come quando uno attende il nuovo anno. Poi tra l'altro, quando uno canta, prega due volte. Come dice Sant'Agostino, infatti chi canta prega due volte. Stai con la povera gente, stai.